I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ora sì che è Natale. Grazie Elisa, grazie. Grazie. Beh, ci fa un po' concorrenza la canzone di Natale di Radio DJ. Sì, beh, lei giustamente ha detto: faccio una canzone dedicata alla neve che sicuramente uscirà a dicembre. Quando nevica, dicevamo, il primo disco di oggi di Chiamate Roma 3131. Tanti auguri ai Vitiellos che sono arrivati vivi e hanno mangiato il panettone. Oh, contenti, bravi, ragazzi, contenti, bravi. Nicola, contenti, Gianluca. No, ma non parliamo da un punto di vista artistico, dal punto di vista fisico. Sono un po' provati. Secondo me ce la fanno anche a gennaio. Ma sì. Si riposano e tornano belli potenti. Secondo me a gennaio hanno fatto 30, facessero 31, fanno sì. fino alle 8, noi un'oretta perfetta. Quest'anno va così. Buongiorno a tutti. Ultima puntata canonica, diciamo così, di Chiamate Roma 3131 dell'anno, perché poi sapete che torniamo chiaramente domani nell'appuntamento di sabato. Patrizio, seguimi, buongiorno, aiutaci. Buongiorno. Dacci manforte. Il 25 dicembre tra le 800 e le 900, okay. Poi il primo gennaio tra le 7:39 a 700, quindi canonico, e poi anche il 6 gennaio tra le 1315 e le 1400. Che puttana! tra l'una e un quarto e le due. Madonna. Diciamo che passate le 12 il giochino. Sì. A proposito di numeri, 342 00 00 700. Buongiorno a Laura Stellin che è a Milano. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Sei pronta a passare con noi l'ultima puntata canonica dell'anno? Peronta. Okay. Sono peronti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Sentiamo. Dalle 7:30 fino alle 9 ogni mattina copre Vivero il Magister Enrico e Danilo. Per voi che siete il trio Medusa, io canto il jingle d'apertura. Sigla. Venerdì 22 dicembre 2023, questa è Radio DJ. Cantano, buongiorno. Va tutto bene, così. Ma gonfie vele, e trio Medusa, chi te sei? Motocicletta, riesci a capire? Tipo tutto a posto. C'è il trio Medusa con il You Don't Stop. Canzoni travisate, sembra Iggy Pop. Tre culattoni, una quota rossa. Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina tutti in culo alla balena. Come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie vele. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Medusa ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele. Un po' schizofrenico questo inizio di puntata, perché abbiamo parlato di neve, di Natale, e poi arriva il Piotta a cantarci la versione reggae del sabato che diciamo evoca altra atmosfera, almeno altro periodo dell'anno. Su Roma non è proprio sto freddone, c'è il sole. No, è che però qui Giamaica uguale vacanze estive. Chissà come sarà a fare il Natale in Giamaica. Mi sa uguale, cioè, però diciamo l'odore è quello. Quello c'è sempre. E voi sapete che storicamente questo programma ha il Piotta Tommaso che fa la sigla, ma poi c'è un altro apporto musicale che è quello dei nostri fratelloni amici Rumatera, che sono venuti oggi a Roma. Abbiamo un amico, ciao ragazzi, benvenuti. Perché loro giustamente dicono: è uscito il nostro disco a mezzanotte, il primo programma nel quale dobbiamo parlarne è il vostro, ovvio. Ma forza. Ma potevamo farlo anche al telefono, invece voi siete proprio venuti fisicamente a Roma. È la prima volta che possiamo vederci. Dai, hai ragione. Poi anche, come al solito, si sono già incontrati con Danilo, no? Sì. Quindi. È stata una serata impegnativa. Siamo qua. O con Danilo comunque ne esci sconfitto, non so come faccia. No, con loro no. Non sfidarli. Hanno detto, aspetta, cominciamo da qua. Cos'è che avete detto? Che siete la sete che sia no, italiana, la sete italiana. Che non finisce mai. No, se qualcosa ci caratterizza, diciamo, all'interno dello stivale, proprio anche come regione, come zona, è proprio di aver sete. Quindi, non la Silicon Valley italiana, la sete italiana. Tra poco appunto ne parliamo di apreschi, ma visto che c'è Laura Stellina a Milano, abbiamo detto: ragazzi, cominciamo con un piccolo regalo anche per lei e anche per tutti voi. C'è il boss nella mattina di Radio DJ, Chiamate Roma 3131. Il boss
Boss su Radio DJ, chiamate Roma 3131, dicevamo, ospiti live negli studi di Radio Capital, ancora per il momento, di Roma, i Rumatera. Ciao ragazzi, eccoli qua, il Bullo, Sciucca, Coscio, spero di aver detto bene, perché la pronuncia è giusto? Avvicina, ho sbagliato? No, no, ho detto giustissimo. Goscio. È Goscio che mi riesce difficile. Perché, perché vuoi fare la esce, quella proprio... Quella vera. Io ti ricordo che noi abbiamo fatto una partecipazione con il Bareotto del Mastro e ci abbiamo messo un mese per dirlo bene, e l'ho detto male di nuovo. Malissimo. Vabbè, invece è stata una grande interpretazione. Avvicinatevi poco al microfono, sì, ragazzi. Sì. Come state innanzitutto? Bene, no, dai, stiamo bene, nonostante la serata di ieri con Danilo, però sarebbe interessante capire come sta Danilo anche. No, lasciamolo. Allora, i Rumatera spessissimo utilizzano, come fa anche il Piotta, le loro canzoni per fare delle partecipazioni, dei jingle per noi. Ne abbiamo uno, Patrizio, scegli tu a caso, vai. Da che gas. Sarebbe da spiegare, ma non si può spiegare, purtroppo. Tra l'altro, ieri Danilo ci ha portato in un posto bellissimo, sì, dove c'è un'insegna che ha scritto Dai Ergas. Quindi esatto. Sì, sarebbe accelera, vai forte. Ragazzi, apreschi. Che è, come dire, uno stile di vita, oltre che essere il vostro ultimo disco. Perché? Perché dopo anni di biting, come se fosse uno sport. Biting, scusate, per Milano Cortina. Introduciamo subito il giro delle biting. Sì, noi ci siamo approcciati agli sport invernali proprio per il biting, per riuscire ad andare da bite a bite. Per quello magari metti gli sci, ma... Esatto. E dopo anni e anni e anni abbiamo concretizzato tutte queste esperienze in un album, quindi in musica, sì, che okay, è il nostro lavoro, diciamo. Sì, che si chiama Apreschi. Apreschi. Perché sì, è la parte che vi interessa di più, diciamo, della settimana bianca. Si fa il riscaldamento nelle baite, dopo, finita la giornata sciistica, ci si sfoga nell'apreschi. Okay. E voi fate anche, diciamo, concerti live proprio in baita, ma diciamo baita, mi avete spiegato, sia quelle sulle piste che quelle per chi non vuole neanche mettere gli sci. Ecco. Esatto, sì, abbiamo fatto un'anteprima ad Allegri, nel compressore di Allegri, che poi dove abbiamo scritto a fine il disco. E però la grande novità è che porteremo la preschi in pianura. Bello. Anche dove non ci sono proprio i monti. Esatto. Perché ricordiamo che siete la sete d'Italia. Esatto. E poi loro sono inclusivi, cioè non è che escludono quelli delle No, perché poi magari chi non scia, poverino, non può vedere. No, è giusto. C'è sempre il discorso che se non si va alla montagna, il primo apreschi di pianura lo faremo domani. Quindi già domani a Pordenone. Dove esattamente? Scusami. Al Capitol, a Pordenone. Ragazzi, amici di Radio DJ, partecipate numerosi con il codice sconto Medusa10. Lo diciamo sempre, ma poi lo dico sempre questa roba qui. Allora, siccome, come dire, siete qua, inutile passare il disco, facciamolo live, dai. Beh, okay. Abbiamo anche Gosso che ha fornito già per questa canzone, che è il singolo proprio che dà il nome anche all'album. Sì. Abbiamo chiamato anche il nostro amico Ruggero dei Timidi. Quindi, questa è una fit, ovviamente. Lo salutiamo, grande Ruggero. E quindi abbiamo anche dei mini video che vi invitiamo a vedere. Assolutamente, sui canali social dei Rumatera, chiaramente. Siamo pronti? Tutti a valle che fanno cin cin alla preschi, trinche 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 lì, alla preschi, trinche 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 lì, alla preschi, das ist wunderbar. Bello. Ma io già ci sento il jingle. Già ci sento il jingle per chiamate Roma. Tra l'altro è molto radiofonico perché è brevissimo. Guarda, questo è un estratto. Questo è un estratto, sì. E anzi, abbiamo scelto questo perché stiamo sperimentando altre lingue. Anni fa abbiamo detto che dopo 25 birre avevamo il dono della lingua internazionale. Questo è un po' tedesco. Quindi molta birra, perché ricordiamo, voi vi dividete tra birra e prosecco, no? Quelli sono i due mondi. Momento della giornata. Il vostro pubblico come si è evoluto negli anni? A parte che è diventato sempre più numeroso. Io quando vado in giro per il mondo, ve lo racconto a microfoni spenti, mi dicono: ma tu che sei amico dei Rumatera? Dico: sì, sono dei miei amici. È diventato veramente un pubblico molto molto partecipe, ma numerosissimo.
E ormai ci siamo un po' incarnati, diciamo, nella regione, nel senso siamo diventati un po'... Diciamo, insomma, il volto anche, insomma. Sì, volto, cioè, sì, esatto, però sì, no, avevamo anche un ricambio generazionale, abbiamo quello, tanti giovani. Quello, quello, tanti ragazzi, molti no, ragazzi. No, bello, bello, noi siamo però è vero quello che dici, che se pensi Veneto, tra le tre cose, Rumatera. Rumatera. Sì, la terza io ce li metto, è vero. Secco, Spritz e Rumatera. Rumatera. Ecco, dai, adesso piano piano, se teniamo botta, che andiamo avanti, allora, mettiamo la sorpresa. Un disco che è la vostra corrispondente internazionale, ok? Sì, poi torniamo a parlare. Cioè, noi quando abbiamo detto Rumatera, la prima idea che ci è venuta in mente è stata Selena Gomez. Questi due mondi. Non so perché, ma questo... Dai, un disco e poi ci salutiamo. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Well, who's next? Go, go, go! Selena Gomez, I'll be single soon. Voi siete single, cioè so che gli artisti sono sempre single. Spoileriamo? No, non si può dire. No, cioè, no, dobbiamo mantenere riservatezza su queste cose che... Ragazzi, ma ci conosciamo da 20 anni. Senti, diamo qualche data del tour che magari qualcuno viene a vedervi. Come al solito. Vedo che siete preparatissimi e che ve le ricordate a memoria. Ce lo dirà Veronica, come al solito. Chiediamo a lei. No, invitiamo tutti a seguirci sulle nostre pagine social, così aggiorneremo le date in tempo reale. Ne stanno aggiungendo. Ma certo. No, però ci ricordiamo appunto quella del 23, che è domani. Sì, beh, domani è meno male. Avete un orizzonte di 24 ore come memoria. Bene che te la ricordi, perché se no la salti. La salti. Appuntatela. Non fate tappe intermedie. Promettetemi che uscite da qui e andate direttamente a Pordenone. Al Capitol di Pordenone. Ragazzi, è sempre una gioia vedervi. Anzi, facciamo una cosa: vi va di tornare qui anche il primo gennaio? Dai, festeggiamo. Dai, siete in giro. È impegnativo, però. È il primo gennaio. Voi lavorate il primo gennaio? Cioè, sì, concertino. Mezzanotte fate qualcosa? No, in famiglia. Noi abbiamo rinunciato ai capodanni lavorativi. Troppo dispendiosi. Ci andate sotto con il impegnativo come il Friedrich. È troppo. È una scelta che 10 o 15 anni fa abbiamo fatto anche noi. Abbiamo detto va bene tutto, ma il capodanno diventava un po' complicato. Sì, abbastanza ingestibile. Promessa, se si rifà un concertone in piazza, ritorniamo insieme, ok? Rumatera e Trio Medusa in piazza, ve l'ho fatto proprio, diciamo. Bellissimo, bellissima idea. Intanto, grazie di cuore ai Rumatera, a Preschi, a tutti, come dire, ad ascoltarlo, è uscito alla mezzanotte di ieri. Auguri ragazzi, grazie ragazzi. No, dovremmo fare la live. Scusa, ma sei entrato e hai tagliato il finale della canzone o è stata tagliata da, diciamo, dalle alte sfere? Credo che sia stata tagliata. Ah, i poteri forti. Sì. Il complotto. Questo è un regalo di Natale che ci sta arrivando. È un messaggio. Guarda, è bravo, la busta c'è scritto tempi radiofonici, ma il messaggio è per il Trio Medusa. L'abbiamo capito, Ma noi non cediamo al ricatto, perché noi siamo onesti. Allora facciamo così: registrate prima che la cancellino di nuovo. Occhio, allora mettete play rec alle 807, perché manca la parte più bella di questa canzone, che era la parte nostra. Ma noi tre che siamo bravissimi, ma siamo matti, ma noi che nasciamo come cantanti, ma lo sanno tutti. Facciamo pure la canzone, ma dai, pronta, dai pure la chitarra, noi la facciamo uguale, e tanti auguri e buon Natale. È la parte che tutti sanno a memoria, ragazzi. È l'unica parte. Peccato che ci abbiano salutati i Rumatera, che dovevano giustamente tornare a casa, perché sono arrivati tantissimi messaggi al 342 00 00 700, che avessero una fanbase vivace lo sapevamo, che avessero una fanbase già ubriaca lo potevamo ipotizzare. Sentite qui. Buongiorno trio, mamma mia, sentir parlare i Rumatera mi fa sentire a casa, mi viene da piangere. Ma come? Addirittura. Poi arrivano tanti messaggi legati al Benetton Rugby, sì, ai Leoni, Forza Leone, e ho capito perché. Certo. Ciao trio, ho appena acceso la radio e meno male che esistono i Rumatera che hanno fatto l'inno nuovo della Benetton Rugby. Bellissimo.
Il nostro cuore c'è nella partita coi biancoverdi per tutta la vita. Non si parla di bere, però c'è Leone. Però sono tutti così quelli che arrivano di messaggi sui Roma. Siamo la sete d'Italia, ricordiamo. Questo è quello che viene detto. E poi un messaggio per il nostro prossimo ospite. Enrico, cosa cacchierola sta succedendo al clima? Oggi a Torino sembra di stare nel deserto del Sahara. Vento forte e caldo. Le Alpi sono bianche, ma perché c'è una crema abbronzante, non la neve. Ciao, Vito da Torino. Vito da Torino, buongiorno Enrico. Buongiorno, eccomi qua. Stavo per dire linea Riccione, invece no, di fronte a noi sei. Parla un attimo Enrico. Eccomi, sono arrivato. Perché purtroppo Enrico, noi siamo talmente abituati a sentirlo al telefono che dal vivo è qualcosa di... È diverso. Dovresti girare con la macchinetta, dammi retta, se no non ti riconosciamo. No, ma se volete vado dietro le quinte qui. Allora Enrico, che bello che tu partecipi sempre alle nostre iniziative, diciamo, insomma, conviviali. Con molto piacere, anche spinto da mia moglie che ogni volta che c'è l'occasione vai Enrico. E quindi Enrico, oggi pranzo insieme, abbiamo detto approfittiamo per fare un po' il punto della situazione. Giustamente l'amico al 342 00 00 700 ti domanda: ma che sta succedendo? Ecco. Oggi è il 22 dicembre alle 8.09 noi avevamo 12 gradi a Roma. 12 gradi a Torino, caldo sì, perché oggi primo giorno d'inverno ufficiale proprio oggi. L'esordio dell'inverno a Torino è questo, perché effettivamente c'è il fön. Per i capelli, con il fön che asciughi i capelli. Perché all'italiana sarebbe favonio, non è che si suoni proprio il favonio. È il favonio. Il vento si chiama favonio. È il favonio, il vento in caduta dai monti, in questo caso chi dalle Alpi. Chi l'ha battezzato? Elio. Il DJ Alfa, forse. E quindi c'è questo vento in caduta dalle Alpi, quindi comprime ulteriormente un'aria già non particolarmente fredda, quindi aumenta ulteriormente la temperatura. Anche in pieno inverno ci possono essere queste temperature. Noi ne sappiamo qualcosa perché il nostro favonio è il Garbino. È il Garbino, che non è in questa occasione con questo tipo di venti, noi non ce l'abbiamo, però ce l'abbiamo con venti meridionali. Perché questo è il nome favonio o fön, è proprio il vento, è il nome del vento in caduta dai monti. E poi in generale dovrebbe essere un vento caldo, no? Perché ribattezzato sì, il fön, sì, perché, no? Perché poi oltre, appunto, come dicevo, comprime l'aria essendo in caduta dai monti, per cui ulteriormente aumenta la temperatura. Per questo venerdì giornata piuttosto ma calda, direi tranquilla, sì, soprattutto appunto al nord, del nord, soprattutto il nord-ovest è colpito, perché per il resto l'Italia vedrà veramente poche nubi perché non sono previste perturbazioni, ma neanche a Natale. Ecco, infatti ti volevo domandare, siamo chiaramente in onda domani, ho incontrato una coppia di ragazzi che era venuto nel pubblico a Don't Forget the Lyrics che mi ha detto: io non credo che voi il sabato siate in diretta. No, questa ma cosa ci offende. Allora, noi in onda saremo, allora te lo diciamo noi. Già amica miscredente, te lo diciamo già, noi saremo in onda domani, ci saremo il 25 qua noi puntuali ci saremo, ma non solo il primo gennaio Il primo gennaio dalle 7:30 proprio orario canonico, probabilmente verremo in pigiama, ce lo concedete amici a casa o col vestito da sera. Ah, bravo, io e Giorgio potremo ritardare qualche minuto perché veniamo da Livigno, ma abbiamo il transfer, Furio coprici, mi copro e poi il 6 gennaio fino al 25 Enrico, effettivamente mi sono preso degli appunti, appunto, che sono talmente piccoli che devo metterli a un metro e mezzo. La scena è quello che fa avanti e indietro col cellulare perché non porto come gli occhiali perché mi impunto, quindi praticamente appunto me le sono imparati un po' a memoria, diciamo che oggi appunto c'è poco da dire perché le nubi ci saranno però a contornare le Alpi, perché effettivamente c'è da dire che di qualche nevicata scapperà fuori. Comunque il tempo rimane all'incirca così fino a Natale, giusto? Diciamo che sostanziali cambiamenti non ci sono. Oggi ci saranno particolarmente ventose perché ci sono molti venti che nei prossimi giorni invece andranno praticamente anche questi a calare, per cui torneranno anche le nebbie al nord. Da noi bel tempo, quindi possiamo ipotizzare anche delle passeggiate. Con temperature anche abbastanza elevate ovviamente per il periodo. Ok, e basta, diciamo. Ma sì. No, perché avevo una domanda importante da fare. Base tensiva, Patrizio. Base tensiva. Ma oggi gli assaggi, i rigatoni con la pagliata? Dunque, ci stavo, stanotte anche ci pensavo, ma io no, è un assaggino, è una preoccupazione questa. Però direi di sì. No, ma sì.
rifacciamo il contenuto video. Esatto. E poi lo postiamo sui social e facciamo milioni di follower. Perché questo vogliamo, i followers. No, noi vogliamo benissimo Enrico Albagnini. Anche Enrico. Io a voi. Auguri, 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 Enrico. Auguri, auguri. Auguri, auguri. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Le 816, questa è Radio DJ, Billy Joel, The River of Dreams. Enrico, ma domani posso andare a sciare sul Passo San Pellegrino? Dici da lì? Sì, urla, urla, Enrico. Sì. Questo è il modo l'urlo. Di questo è l'urlo. Pensa allo stadio. Questo è l'urlo di Enrico. No, direi di sì, anche se la quota neve, diciamo anche delle nevicate, rischia di essere un po' altina, però direi che dovrebbe tenere, dai. E poi tanti commenti sulla voce di Enrico, attenzione. Enrico, che voce sexy! Datemi l'indirizzo. Sì. Guarda, qualcuno dice che somiglia a Bruno Pizzullo. Senti. Continuo a non farmene una ragione. Enrico Bagnino dal vivo è un'altra persona. Secondo me Lauretta che imita Enrico Bagnino ha una voce completamente diversa. Non è lui. Ecco. Ma magari non ci doveva rendere tutti più buoni. Caro Previ, buongiorno. Stai insidiando la tua posizione di The Voice di Chiamate Roma. Ma io cedo volentieri il posto al maestro. E allora, va bene andare a sciare. La domanda è, chissà se sulla seggiovia, sull'ovovia, vedremo qualche cosa che stiamo vedendo, stiamo dando sempre di più capita all'interno delle nostre città. C'è gente che fa la maglia. Ora, io adesso non vorrei... Stella, intervieni tu al 342-00-00700, portaci in diretta qualcuno che ci spiega la differenza, perché ho l'impressione che siano due cose completamente diverse. Uncinetto, maglia, ferri, poi c'è tutto il mondo, attenzione, c'è anche il mondo delle macchine, c'è famosa Singer. Famosa Singer, ragazzi. Per tutto il resto d'Italia la Singer, però... No, era per tutta Italia, sì, perché ne abbiamo già parlato. Perché è tedesca, forse. È straniera. Il problema è che la pubblicità la facevano chiamandola Singer, quindi tu... La mia nonna aveva una bellissima macchina e la chiamava Singer. Perché la chiamavano adesso Singer? Magari... E anzi, visto che oggi poi, secondo me, molti utilizzeranno la giornata per fare i regali, e so che moltissimi, compresa mia figlia che è qui presente, regala delle cose fatte a maglia, giusto? Ah, giusto, no, scusa, non ti devo chiamare in causa, mi sono dimenticato, adesso oggi la pago, perdonami. Vabbè, ormai l'hai fatto. Ormai l'ho fatto, giusto? Sì? Sì, sì, è giusto, giusto. E ci sono negozi che vendono lane colorate. Uncinetti apposta, questo è bello. Vi ricordo che era notizia poi di un paio di mesi fa che uno degli esercizi commerciali che è finito nel film C'è ancora domani è realmente esistente ancora, quello che vendeva tutte le lane. Era e purtroppo ha chiuso ha chiuso da due mesi, ma funzionava. Era una merceria, una passa maniera. Anche qui la differenza qual è? È tosta. Però a me piacciono molto quei negozi in cui ci sono tutti i gomitoli, ci carino, sono tutti i colori, molto belli. Sapevo fare. Ma si possono imbarcare i ferri sull'aereo, per dire? Perché in tanti fanno no, i ferri. Non credo. Sì? Sì. Io li ho imbarcati, poi se non mi hanno beccato, sono stata fortunata, non lo so. Io l'indirizzo di Margherita Corsi ce l'ho, se la volete. Previ, perché parliamo? Perché è una cosa che serve molto, come dire, no? Allora, Patrizia, scusa, notte perché è una bella base chill, una cosa proprio tranquilla, rilassata. Non so se il prossimo martedì sarà attivo questo servizio, però se volete e vi trovate alle parti di Milano, ogni martedì dalle 17 alle 20 dentro un'aula dell'edificio dell'Università di Milano Bicocca si sferruzza. È un'iniziativa che hanno creato alcune studentesse. Quindi c'è studenti universitari, non è nei corsi, è un'attività collaterale a che serve? Ogni martedì dalle 17 alle 20, quindi dopo i corsi. Relax, dice che fanno socializzazione. Io ho da fare una domanda a chi ci chiamerà dopo, perché era un problema che riscontravo con mia madre. Nel senso, il bello della maglia è che lo fai tu devi essere veloce, perché io mi ricordo mia madre prendeva le misure per farmi il maglione, nel momento in cui il maglione finalmente era finito, era io ero 10 centimetri più alto, quindi giravo voi siete riusciti a essere veloci? No, non lo so, io credo che effettivamente abbia ragione il Previ, credo che sia semplicemente un modo per... è un po', diciamo, l'alternativa senza wifi del Candy Crush, cioè credo che sia un modo per staccare la testa, credo, una specie di sudoku fatto con il knitting, anche dal punto di vista scientifico. Come si chiama? Knitting. Imparate, quindi il rimming è knitting, non c'entra niente.
Knitting ha detto, no, cioè, un alto potere, no, no, anche quello ha un alto potere calmante. Ah, certo. Tra i due. Allora, è Natale, cerchiamo di essere precisi, ridimmelo. Perché knitting. Ora vado su questo sito, esatto, dove ci sono tante foto, e scrivo knitting. Esatto, vediamo cosa trovo. Con la K, ha un forte potere antistress, adesso a parte gli scherzi. Per esempio, in diversi reparti oncologici, che sono reparti molto difficili dal punto di vista psicologico, certo, affrontare, si fa attività di sferruzzamento. È quasi, come si chiama? Quasi una tecnica di quelle cose calmante, rilassante e zen, volendo, no, perché poi la socializzazione, non solo crei. Cioè non solo fai qualcosa. Enrico ieri diceva che in treno ha incontrato una signora che tutto il tempo ha sferruzzato. Ma, ecco, se tu vai all'estero è incredibile vedere quante persone ci sono, e anche uomini, moltissimi uomini, sì, certo. Giorgio sogna un istruttore di bodybuilding quelle manoni gigantesche muscolose e l'altra va negli spogliatoi. Adesso lo ricordate all'Olimpiade di Tokyo, Tom Daley, il super campione, grandissimo sferruzzatore, di recente anche per esempio Ylva Johansson, commissario europeo agli affari interni, è stata inquadrata mentre la Ursula von der Leyen stava parlando, perché lei sferruzzava, e tu dici vabbè, ma se ne sta fregando. No, in realtà, certo, connessissima. Alcuni vips, sentiamo un po' vips. Allora, Kate Middleton, grandissima, si è fatto mezzo corredo del primogenito, poi dice perché sta sulle balle a tutti gli altri, questa sicuro ti regalerà una roba fatta a maglia a Natale, secondo me del tempo a disposizione ce l'ha per farlo, perché l'altro problema è trovare il tempo. Secondo me c'ha dei vassalli che lo fanno al posto suo. Sapete chi era uno sferruzzatore veramente? Tu non t'aspetteresti, Kurt Cobain. Kurt Cobain era uno sferruzzatore, e lo disse anche pubblicamente in diverse interviste, insomma. Secondo me uno che potrebbe sferruzzare è anche uno dei membri del prossimo gruppo che stiamo per ascoltare, Keith Richards. Le 826 Rolling Stones, chiaramente nella versione Purple Disco Machine, ma era bella già comunque da sola, era quella classica cosa che non c'era bisogno, è come il panettone classico, poi alla fine sì, ci puoi mettere il limoncello, però secondo me con questa spolverata di zucchero a velo te lo riporti fino ad aprile, ci hanno messo un po' d'ottani, forse anche quest'estate, è la scaldatina al microonde, bravo, metti, basta poco 15 secondi. 3420000700, lo sapevate che per gli sferruzzatori c'è addirittura un social apposito che si chiama Furio? Reverly. Ah, si chiama Reverly. Cercatelo, scritto così. Reverly. Certo, pure voi come nome complicato. Reverly. Grazie Gabri per avercelo segnalato. Poi parlavamo della possibilità di sferruzzare in volo. Sentite questo messaggio. E di ferri si possono imbarcare in aereo, ma dipende da quali paesi. Per esempio in Cina non si possono imbarcare perché pensano che sia un'arma, cioè lo reputano un'arma. Ci sta. Può essere usato come un'arma. Se no, può essere un'arma se il maglione viene uno schifo. Esatto, è un'arma di ricatto. Qualcuno ci segnalava addirittura che avendo paura di volare utilizza questo metodo che è come la meditazione. Effettivamente è molto simile. Simile alla meditazione. Cioè ti concentri su quello e non pensi. Certo, se il volo è lungo, fai ste sciarpone. Però magari finalmente riesci a finire il lavoro. Ecco dove nasce lo sciarpone di Lenny Kravitz. Perché lui fa intercontinentale. Quello è un Milan Los Angeles. Fermi lì, torniamo subito. Li ascolto oggi come sempre, per nulla cambierei. C'è il Pio Medusa, fate spazio, qui su Radio DJ. Vedete, notate il fil rouge che accompagna Chiamate Roma dalle 730 alle 900. Abbiamo aperto con i Rumatera, che si sono definiti la sete d'Italia. Il disco che abbiamo appena ascoltato di Tropico, come si intitola? Ubriachi di vita. Che sarà il prossimo disco dei Rumatera. Parte di questa verità e se n'è andata da questo studio. Tra Quarna, Sabrina Perego, Dario Usuelli, la ballotta della program. Vi dovete prendere delle lunghe vacanze perché avete lavorato, cioè loro alle 3 sono.
il trio parlerà con loro, quale c'è. Poi... Ma ipotizzano, no, poi, perché noi mica gli diciamo nulla. Piccola base Radio Verità, in realtà c'è anche uno scandalo dietro questa cosa. C'è un giro di scommesse sull'argomento che tratteremo. Quindi Dario ipotizza una cosa. E giocano soldi. Giocano soldi. Quanto mi danno la pupù? Alla fine siamo così banali che ci azzeccano sempre. La pupù è pagata poco. Oggi secondo me sull'uncinetto devi farti ubriachi di vita, mica c'è scritto Ferro, non ci sono gli Iron Maiden, non c'è Tiziano Ferro, non c'è. Ragazzi, scusate, ne approfitto. Ieri con i miei compagni di squadra mi sono giocato 5 euro che avrei detto buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti! Vabbè, ma non vale. Non vale così, No, vale. Ma comunque l'ho detto. Su qualcosa che devi dir tu. Allora, comunque l'ho detto. Mi sono giocato 50 euro con Patrizio Mattei che ti avrei detto sei un pirla. Io lo penso anche. Compagni di squadra, tranquilli, ho recuperato. Parlavamo appunto del knitting, questa pratica per rilassarsi, quasi meditare, di sferruzzare. È partita non so esattamente dove, all'estero lo vedi spesso, ma anche in Italia adesso si vedono tante persone. Posso dire che è un po' meglio che vede piuttosto che vedere la gente sul cellulare. È creativo, quantomeno fai la cosa. Ora l'abbiamo detto per scherzo, la storia dello sciarpone. Milano lo sa. Buongiorno trio. In realtà esistono anche dei ferri apposta da portare in aereo che sono fatti in plastica. Lo so perché una mia amica in un volo Los Angeles New York mi ha fatto una sciarpa. Buone feste. Una sciarpa? Quanto è Los Angeles New York? Beh, sarà 4 ore e mezza, 5 ore. Previ un paio di messaggi, proprio due al volo. Allora, mia madre mi fece un golfino di lana con dei rimasugli di cose sferruzzate in precedenza, perché poi non si butta via nulla. Sì, per forza. Con la faccia di Michael Jackson, che era il mio idolo, sembrava Sammy Barbeau. Lo ricordavo. Ne volete un altro? Allora chiudo. La piegatura. Durante l'ora di uncinetto alle medie feci una cippetta bidimensionale. Ah, c'era l'ora di uncinetto per alle medie? Facevo l'ora di cucito all'elementare. Ma che figata! Oh, che figo! Cippetta, la classica cippetta. Che mi costa un richiamo del presidente, giustamente. Che mi disse: Barzagli, azione riprovevole, tecnica ineccepibile. comunque perché l'ha riconosciuto, se no ti sa che tirami fuori. Elena dalla provincia di Pavia, buongiorno Elena. Buongiorno. Sei la moglie del cugino della Stellin? Sì, tutto in famiglia. Che bello. E tu hai avuto un negozio che vendeva cosa? Un negozio che vendeva gomitoli di lana per fare i maglioni e gomitoli di cotone per fare l'uncinetto. Ecco, questo tempo imperfetto ci fa pensare che il negozio sia chiuso. Sì, è stato chiuso nel 2006 perché poi non c'era più il cambio generazionale. Però da quello che vediamo adesso tornando, potresti tornare. Sì. E voi vendevate gomitoli, ferri, tutto il tutto necessario per fare maglioni, sciarpe, tutto quel coperto e tutto quello che volevano fare le clienti. E prima praticamente la clientela era molto agée, ci sembra di capire, giusto? Sì, non c'erano. Non c'era nessun ragazzo, nessuna ragazza che diciamo più giovane. Ce n'erano pochissime. Perché non è, comunque, per fare un maglione ci vuole il suo tempo, preferiscono andare a comprarlo. Questo è vero. Scusa, è l'atto creativo. È l'atto creativo, infatti, no? Io ricordo, forse ricordo male, che alle nascite le zie oppure le nonne facevano addirittura la trapunta, no? Per le corredine. Guarda, io le sto ricevendo. A Catania ancora c'è la tradizione. Bavaglini e cose fatte all'uncinetto. Personalizzati con il nome del nascituro. Che cosa era la cosa più strana che ti capitava? O la cosa più comune che vendevi? Gomitoli? Sì, gomitoli. Gomitoli, ferri, tutto per fare maglioni. Sì. E il consumo com'era? Cioè, nel senso, le persone tornavano ogni quanto a fare il carico? Allora, dipende in quanto riuscivano a fare il maglione. Comunque, in ogni 15 giorni. Ah, vabbè. Secondo me abbiamo dato una bella idea a chi non sapeva proprio cosa regalare per Natale. Un bel set per iniziare. Ma anche perché in tanti ci stanno scrivendo che spesso succedeva che uno vedeva un maglione, se ne innamorava e poi provava a rifarlo. Per dire, quello che tu hai oggi, con scritto settimana bianca, potrebbe rifare. Il maglione di Dascali. Certo, facevano diventare matti noi. Senti, Elena, quanto può costare un kit per cominciare? Cioè, che so, gomitoli, ferri, proprio una roba, diciamo, proprio lo starter, lo starter
lo starter kit, lo starter pack. Lo starter pack con una lana, con una pura lana potrebbe costare sui 50 euro. Beh, ammazza, pensavo che fosse un regalino. Beh, il regalino, sono sicuro che tu non hai il gatto, perché nel mio immaginario impazzisce. Il gatto che impazzisce col gomito. Grazie Elena, tanti auguri, grazie. Prego, auguri a voi, ciao. 845, chiamate Roma 3131 venerdì 22 dicembre. Marzia da Prato ci segnala che la figlia a 9 anni ha chiesto gomitoli e ferri per Natale. Bello, bellissimo, bello. Tramandatela come cosa, è sì, bello. Molto bella. Secondo me, guarda, veramente, tra un po' faremo la letterina per il 2024. Uno potrebbe chiedere anche, come dire, imparare a fare nuove cose, magari a migliorare quelle che uno non sa fare, ma anche imparare nuove cose. Dai, io ho la tromba, sapete, quest'anno, il prossimo anno è quello della tromba. Della quindi, tromba certo. Che li lascio a voi, posso dire una cosa? Che me frega a me che non sono il tuo vicino, è un problema del tuo vicino. Allora, abbiamo sentito il disco Retide, Lucassetto, dove c'è lo zampino di Patrizio Mattei, perché siamo in conclusione fondamentalmente, anche se saremo, ripetiamo, in onda domani, e ci piaceva fare un messaggio, cioè un momento corale, visto che è tornato anche Danilo. Buongiorno Dani, buongiorno. C'è anche Elvione, il fornaio di fiducia del Trio Medusa. Buongiorno. Scusa un attimo. Elvio, l'altro forno a Roma. I panettoni più buoni che i chef, se... Sì. Quanto gli fanno pagare? Se l'allero. Un tuo quanto viene? Quanto viene un tuo panettone? Se l'allero. Un tuo panettone? Una media dei 20 euro. Artigianale, stiamo parlando posso di dire che questa definizione artigianale, adesso che tutti continuano, scusi, posso avere una chiave inglese? Quanto costa? 40 euro? Ah, minchia, ma è artigianale. No, la della fabbrica. Come fai a farla a mano poi? Questa macchina quanto costa? 55.000 euro? Minchia, ma è artigianale. Tutto artigianale, va bene. Allora, Stella, sì, se chiami la Vero al volo che è scappata perché aveva da fare un'incombenza, e se vieni in onda anche tu, perché ci teniamo a farti gli auguri al volo, quindi vediamo se riusciamo a recuperare la parte femminile di chiamate Roma, che è importantissimo. E solamente che Elvio è qua in qualità di guardia del corpo, sì, di Enrico Albagnino. Sì. Allora, siamo tutti qui a Roma perché oggi ci sarà il pranzo sociale organizzato da Danilo. Ma avete chiesto voi? Però ti sei preso l'incombenza. Hai chiamato quel posto? Sì. No, perché ce l'hai solo segnalato. Se l'hai chiamato. Ci fanno la pagliata e le animelle alla cacciatora, che è la roba. Allora stasera non si cena, buono. Ok. Siamo cercata. Forse neanche si pranza. Sì, forse già giusto. Scusa, base tensiva, Patrizio, facciamo così. Noi avevamo detto una cosa, che sarebbe stata a porte chiuse, sì, no? A porte chiuse, poi abbiamo detto facciamo una cosa nostra, quella la faccio di noi preoccupatissima. No, però 342-00-00-700, se indovinate la trattoria sì, o ristorante? Trattoria-ristorante. Trattoria, dico zona. No, se dico la zona, non la prendo. No. Allora, comunque, se qualcuno indovina... il primo che indovina, due coperti li paghiamo noi, li portiamo a pranzo noi, vabbè. Ci tiene a dire la zona, di centro, Roma centro. Roma centro, sì. Roma centro, quei posti, quelli storici dove ci stanno. Hai detto tutto, dai. Che c'hai un paio d'amici che vuoi invitare? 342-00-00-700, se indovinate la trattoria avete 10 minuti neanche. Posso partecipare anch'io al contest? Stella non vale. Però potresti mandare un messaggio con l'indirizzo a qualcuno che vuoi. Esatto, ciao, suggerisco. Ciao, come ragazzi. Come stai? Tutto bene? Bene, insomma, diciamo che con una bambina in questo periodo, Furio mi capisce, è un periodo molto complicato. Guarda, dico solo una parola e ci capiamo. Tosse. Senti, siamo riusciti a contattare anche la Vero? Ma certo, ragazzi. Buongiorno, Trio. Sei riuscita a fare quella cosa che dovevi fare? Fatta, perfetto, tutto okay. Bene. Meno male. E ringraziamo veramente tantissimo Laura e Veronica, ci piace chiamarvi. No, Laura, neanche mia madre mi chiama Laura. No, per dire veramente che siete state straordinarie anche in questo 2023 e che chiaramente ci risentiamo tutti quanti nel 2024, abbiamo detto il 19 febbraio, giusto? No, perché... l'8 giugno direttamente. Ci sentiamo domani. Il 25, ma c'è dai, l'8 gennaio. Grazie, Vero, grazie Stella, un bacio, grazie a mille, voi. Grazie, ciao. Allora, il tempo del disco 342-00-00-700. Sì. Vuoi dare altri elementi, Dani? No. No. Scusi, tienilo così.
Finisce Goina. Cucina. Paghi tu. Ragazzi, non è Natale se in questo programma non si passa questo disco. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. Band-Aid 1984, bellissimo! Andiamo alle trombe! Fa molto ridere il contest, indovinate dove andiamo a pranzo e vi invitiamo da Gennaro il kebabaro, ma ha detto che finisce in Ina. Però sto scoprendo che è pieno di ristoranti che finiscono in Ina a Roma, pieno, sono tutti plausibili. Non ha indovinato nessuno. Permetteteci di ringraziare in questa conclusione di programma anche Radio Capital per l'ospitalità. Ringraziamo Fabio Canino, rappresenti Capital. Lasciatemi le chiavi poi sotto lo zerbino. Ciao Fabio. Buongiorno. Auguri chiaramente anche a te, tanti auguri. Volevo dire, io so qual è il ristorante, se si smette vi dico qual è. No, ma io non lo dico se mi invitano. Senti, torna Fiesta, lo spettacolo dedicato a Raffaella Carrà, molto divertente. Ripartiamo il 28 di dicembre da Firenze, dal Teatro Rifredi Firenze, quindi se volete venire fino al 1 gennaio. Ma volevo dire ai vostri radioascoltatori che eventualmente fossero a Firenze, avessero già preso i biglietti, noi organizziamo anche delle carrambate live nel pezzo finale, dove io faccio scegliere al pubblico tra tre possibili finali. Facciamo proprio le carambate come Raffaella Carrà, incontri, un amico del liceo, zia, oppure vedo, dichiarazioni di matrimonio, di tutto. Bello. Se volete fare una carambata e siete a Firenze, a Fiesta, al Teatro di Fredi, ditelo al trio e poi loro lo diranno a me. Dal 28 dicembre al 1 gennaio. Visto Fiesta. Che parliamo di Firenze, facci fare gli auguri anche a Federico Russo. Oggi è il compleanno. Un bacio a Federico. E anche di Chiara Francini, auguri Chiara. Auguri a tutti. E poi c'è nessun altro? No, basta. Sono solo Toscani. Al momento questo. Vabbè. 22 nascono solo Toscani. Carrambata stavano a scuola insieme loro due. Ma davvero? Sì. Lui era il bello. Grazie Stella, grazie Veronica, grazie Previ, grazie Enrico, grazie Danilo, grazie Elvio, grazie Patrizio, Mattei, chi c'è a Milano, Simone? Grazie Simo, grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 1315. Esatto, grazie a tutti. Ciao. Maltrio Medusa, gana grinta, sempre tanta. Appuntamento fisso su Radio DJ. Alla mattina siamo sempre i più bei. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.